Sono tornato a Urbino, dalla quale vivo lontano da quasi 25 anni, ma che non ho certo dimenticato, e trovo la sua bellezza turbata, sorpresa, ma anche ingentilita da una nevicata improvvisa, già nel colmo della primavera. Ho subito di fronte il Palazzo Ducale, che è il volto unitario della città e che ne costituisce l'unità storica e anche psicologica, della quale tutti noi urbinati ci sentiamo partecipi e anche soggetti. Ogni volta che torno faccio lo stesso percorso, come un'abitudine sentimentale, ed entro anche nel palazzo a cercare sempre la stessa cosa, che è un quadro, una tavola dipinta da Piero della Francesca verso la metà del 400, dipinta proprio qui in Urbino. Questa tavola rappresenta la flagellazione di Cristo ed è un capolavoro assoluto, universale, ma dalla partenza e dai motivi del tutto urbinati. Ecco, questo è il quadro. Piero ricorda in questo quadro un signore di Urbino morto nel 1444, travolto da una congiura popolare, trucidato all'interno della sua abitazione. Il giovane Oddantonio, che aveva al momento della sua morte poco più di 17 anni. Federico da Montefeltro, che successe nel Ducato di Urbino al povero Oddantonio, avrebbe chiesto a Piero della Francesca di dipingere un quadro che ricordasse la triste vicenda del suo fratellastro che l'aveva preceduto nel governo della città. E Piero avrebbe inventato questa macchina meravigliosa nella quale avrebbe messo il giovane un po' come un Cristo alla colonna, e mentre il Cristo viene fustigato dalla soldataglia, il giovane Oddantonio sarebbe in qualche modo fustigato moralmente dai cattivi consigli di questi due signori in primo piano. Oddantonio governava Urbino, era già stato nominato duca di Urbino, aveva all'incirca 17 anni, i consiglieri l'avrebbero trascinato su una strada di tirannide. Il suo governo fu una serie di gesti d'impulso, ruppe le alleanze paterne, ruppe un certo equilibrio che si era creato intorno al ducato di Urbino, e finché appunto il popolo insorse, anche perché aveva fatto una serie di spese Oddantonio, amava moltissimo i cavalli da corsa, i suoi cavalli erano i più famosi in Italia, li richiedeva a tutti i principi d'Europa, li mandava a correre al Palio di Siena e alle altre corse che in quel tempo si facevano in sostanza. Ecco, dilapidò le sostanze, come si dice, del piccolo ducato, che non aveva grandi risorse, e per questo fu alla fine appunto spodestato e addirittura trucidato. E c'è una bellissima pagina di uno scrittore urbinate del tardo Cinquecento, Bernardino Baldi, che racconta questa vicenda. E Oddantonio fu dai congiurati che entrarono in palazzo sfondando le porte, eccetera, trovato in fondo alla stanza sua da letto, nascosto sotto il letto, e lì raggiunto dai colpi di alcuni villici che partecipavano alla rivolta e trucidato malamente. Ecco. E quasi oggi sul quadro si potrebbero trovare i segni di quelle ferite, che sono però soltanto appunto i guasti che il tempo ha recato alla pittura stupenda di Piero. Ma questa vicenda aneddotica non regge di fronte alla perfezione di un quadro come questo, di fronte alla qualità dell'impegno razionale, della ricerca di Piero della Francesca. È questa ricerca che Piero portava avanti, come già prima di lui, alcuni maestri all'inizio del Rinascimento italiano, che nella pittura vedevano l'affermazione di una scienza nuova, di una scienza che potesse affermare per la cultura dell'uomo le possibilità di un nuovo intervento storico. È un grande momento di trapasso. Dopo questi quadri cominceranno le ricerche scientifiche, cominceranno i pensieri nuovi nella filosofia,
verrà scoperta l'America, addirittura alla data della morte di Piero. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.